Il Como ci prova, ma la Paganese risponde. E così, nel sabato pre-pasquale al Sinigaglia, finisce a reti inviolate. 1-0-0 che accontenta più i campani, che hanno fatto un piccolo passo verso la salvezza, rispetto agli azzurri, ora più lontani di 7 giorni fa dalla zona playoff. Gara non esaltante anche per lo schieramento prettamente difensivo degli ospiti, arrivati sull'aereo per contenere, e così hanno fatto. Poi, nel finale, hanno anche accentuato le perdite di tempo e le sceneggiate in campo, facendo decidere al direttore di gara per ben 9 minuti di recupero, quasi un record, ma non è servito al Como per scardinare la difesa campana. È finita in parità e per i ragazzi di Brevi è un passo falso sulla strada a playoff, visto che Verona e Reggiana hanno vinto i rispettivi confronti. Gara avara di emozioni sia nel primo che nel secondo tempo. Paganese subito ben chiusa e nessuno spazio per il duo Ma e Germinale. Gli ospiti si fanno vedere in avanti a metà della prima frazione, ma senza pericolosità. Il Como si affida a Ma, ma l'attaccante quasi sempre viene anticipato. Come al 37esimo, quando ha sui piedi una buona occasione, ma si fa anticipare. La più bella occasione un minuto dopo. Cross perfetto di Filippini, testa di Germinale e palla sul palo. Semenzato, che arriva da dietro, non riesce ad approfittare e spingere la palla in rete. L'occasione sfuma. 4 minuti dopo, Franco entra in area e va a terra. Proteste azzurre, ma l'arbitro lascia correre. E non cambia la storia anche nella ripresa. Fa vedere Filippini al 15esimo. Tiro dal limite, ma fuori. Al 22esimo ci prova la Carra, generoso, ma il suo tiro è centrale. L'attaccante cerca di mettersi in evidenza ancora subito dopo e al 27esimo serve bene Filippini. Il suo tiro dal limite, però, va fuori. Finale rocambolesco, la Paganese fa di tutto per perdere tempo, cadute, presunti infortuni. Il direttore di gara prima assegna 7 minuti di recupero, poi altri 2, 9 in tutto, ma lo 0-0 non si sblocca nonostante il forcing lariano e i playoff si fanno più lontani.